Ladies and gentlemen, welcome back to another unboxing. Today we have Queso. Allora, buongiorno a tutti. Ultimo episodio della serie dedicata alla Brother War. Ci fermiamo per un po' perché giustamente gli unboxing abbiamo finito il materiale e il resto non ne vale la pena. Abbiamo preso questo solo ed esclusivamente perché ci siamo fatti un regalo di Natale e perché ci stanno i robot giganti. E c'è la possibilità di trovare una numbered foil che vale un pacco di quattrini. Prima di cominciare vorrei ringraziare il nostro Patreon, me medesimo, grazie me medesimo, per darci la possibilità e ci finanzi per fare questi nuovi video. Detto ciò, prendiamo la nostra Blade e andiamo a sbustare. Qua dentro ci sono 36 bustine. 36 bustine che noi andremo giustamente a sbustare. E le andremo a sbustare. Video nuovo, fotocamera nuova. Grazie a me medesimo, grazie Black, grazie Black Friday, grazie Black Friday. Allora, ovviamente ci sono i fegatelli. Conosci Mishra? Conosci, tu la conosci Claudia? Ok. Ed ecco le nostre bambine. Nostro fegatello, per chi fosse interessato a comprare anche di carte, mi contatti in privato. Se c'è qualcosa che vedete che vi interessa, contattatemi in privato. Ci mettiamo d'accordo, vi spedisco tutto. Non vi preoccupate, lavoriamo anche chili di comuni. Quindi diamo il via all'ultimo video. E all'ultima sbustata per i nostri brothers. Visto che praticamente abbiamo già sbustato tutte le comuni, quello che noi andremo a fare adesso è saltare tutta quanta la parte fesseria, quindi tutta la parte fegatelli. Non avevamo acceso la luce, non mi dite niente che stiamo senza luce. Muore. Se non si ribalta tutto, che oggi abbiamo cambiato setup, sto ancora a capire come mettere. Un giorno vi farò vedere in che cazzo di condizioni faccio finta di lavorare. No, così la luce però mi. Vabbè, sti cazzi, c'era un po' più alta. Così, vorrei. Devo provarla con la bustina. Ok, quindi qua abbiamo il cannone, lo sparafuoco Goblin. Fegatelli. Fegatello, 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 fegatelli non comuni. Famosi. Fegatelli comuni. Fegatelli non comuni. E artwork. Rane mitiche. Forse è meglio che i fegatelli comuni li metto da una parte dove non ci frega un cazzo. Ora. Che bello l'autofocus e il full HD. Quindi ci abbiamo sega d'osso, sega osso e bam, buona Mishra's Foundry. Mishra's Foundry è buona. E poi abbiamo il metamorfo massiccio e dei tokens che non servono a un cazzo. Quindi fonderia di Mishra dovrebbe stare intorno ai 2 euro. Fonderia di Mishra dovrebbe essere intorno ai 2 euro. Quindi sì, Mishra Foundry è 1 euro. Apriamo secondo pacco. Illustrazione. Un fegatello foglio.
Lantern è molto buona. Sul Red Lantern si gioca. E BAM! Giù nel canestro! Bam! Angelo di Platino. Buonissimo Angelo di Platino. Ma nel Commander Angel. È un altro Vape. Buono, l'Ape sta un paio d'euro. Mi piace l'Ape. Via Sentinè. Oh, e tu chi sei? E tu chi sei? Sofina, Spear Sage Deserter, Attacks, Investigator, Omens for Rich, Not Token, Attacking Creature, Friends Forever. You can have Commander Bot of Friends Forever. Viva Forever! Questa la mettiamo qui. Interessante. No, Angelo di Platino è stata la cosa migliore che potevo sbustare. Proprio. Sono da questo box sono soddisfatto. Non mi interessa. Cioè, tutto quello che arriverà dopo per me sarà regalato. One coil engine numbered. Sì, regalata. Let's go together right now. Oh yeah. Onesto, oddio. Questo si gioca tantissimo in standard. Non è male. Io ho già visto, però faccio finta di non aver visto. Quindi abbiamo sergente di Gore e SPAM! Ma poteva andare meglio. Baluardo costiero foil. Una stonda. Mamma mia, Angelo di Platino. Non vedo l'ora di metterlo nel comandante Angelico Giada. Mamma mia, non vedo proprio. Alberto, consolati, non la troverai, ma almeno c'hai l'artwork. Macchina del Wurm attorcigliati. Ok, Eternina Foil. Quindi le comunacce. Abbiamo trovato Optimus. Aspetta. E si trasforma. Bello, Optimus, bello. Spada degli Humble Sword. Una carina e anche questa è buona. Questo è molto buono. Disco, molto figo. E l'ha detto alla miniera. Buono, perché questo lo sto mettendo invece nell'Ulamog deck. Molto buona. Nell'Ulamog deck ci abbiamo messo tutti e tre gli addetti alla miniera. È più colore che peraltro, perché fa figo. Un mazzo in colore con le Tron Land. Fanculo. Un segnalino zombie 3-3. Buono. I segnali zombie a me sono piaciuti. Sei un Necron. Buona foresta full art. Borderless, buona. No, borderless. Questa non è borderless perché bordi ce l'ha, è una full art. Altare del trasmutatore, questo devo mettere in modo nero. Un'altra lanterna ma con la schematic. Buona questa. E Urza? It's you? It's you, Urza? Power to the machine. Urza che poi si melda. Questo è il terzo credo che ho di Urza. Quindi bisognerà liberarci di Urza. Se vi serve Urza sappiate che ne ho due. Quindi venite, vi prego, compratevelo. Un casino mischiato tutto per la Madonna. Sono
un po' rincoglionito. Vieni a fare i video di domenica mattina, che succede? Sempre fatto cagare questa carta, sempre, da quando gioca a Magic, sempre, non sa perché. Spa! E l'altro Urza, quello giocabile, cioè anche l'altro giocabile, ma questo è molto più giocabile. E spa! Bracartiglio. Merda. È un druido devoto, bella. Metti meno uno o stappi. No, mi dispiace, potevi andare meglio. Altra lanterna. Pare che l'unica non comune retro artifact sia la lanterna. Aquilone del Viaggiatore. Carino. Passi assieme a tutto il grimorio per una carta della base. Rivela e aggiungila alla tua mano, poi rimescola. E spam! Svanire dalla storia. Ogni giocatore che controlla un artefatto, un incantesimo, crea una pedina creatura orso 2. Ah, questa era carina, sì. Questa molto commander. Questa è molto commander card. Una isola. Autoassemblante. Old but gold. Ricostruzione di Gaia. Buona. Buona. E Mirror Foil. Mirror Foil. Ottima questa. Mirror Foil. Una mitica foil è sempre buona. Certo, varrà 2 € di tanto, perché Miren non è giocata da nessuna parte, malgrado sia un soldato, però. Vediamo qua. Pianura foil. Cioè, sono più soddisfatto andando dopo le terre foil, perché metto ovunque che altra roba. Incredibile. Però onestamente, Miren non sono soddisfatto di averla trovata foil, preferivo normale, che ne ho già due. Mishra's Bubble, buona. Mishra's Bubble è buona, sia nello standard che in un qualsiasi altra roba. Perché direte voi? Perché è semplice, peschi una carta a costo zero, è ottima. Terra doppia, buonissima. Disenchant foil, meglio di niente. E le prime 12 sono partite. Siamo a 9 minuti di video, questo vuol dire durerà mezz'ora almeno, se mi sbrigo. Guarda, è bella sta parola, guarda, è bella. Guarda che fa cagare la cripto di Latinam, guarda quanto fa, no, non è vero, non fa cagare, anzi, il mazzo, nel mazzo con Teferi spacca, che diventa gigantesco. Allora, Ciclonus, allora lui, se non sbaglio, si trasforma in un aereo. Che bello essere figlio degli anni 80.
Un altro sigillo di valore. Inutile. Questa è stupenda. Questa è stupenda. Cioè, questa è stupenda. Lama foil. Fegatello. Ok. Direi che le prime 12 bustine, secondo me, ci siamo rientrati. Bisogna vedere non se ci rientriamo, ma se godiamo. Facciamo di intervention. Ah, campo di demolizione, buona. Spacchiamo le terre. La cosa, la Field of Ruin. Abbiamo qui? Ma cosa abbiamo qui? Ma un guild di Lotus. Godiamo sempre di più qui. Achar! Minchia, ieri ti ho visto in playable. Ieri ho visto il mazzo con te. Buono, Achar. A titolo informativo è un pentagioda umani. C'è una cosa allucinante. Però magari potrei cominciare a mettere le cosine tipo così. Tipo, ecco, così guardate pure da caso. Spostiamo magari un po' la luce. Come cazzo sposto la luce? Io così non uso. Così, tac, vedere anche voi la sequence. Questi qua. Quindi i retro artifact rari li mettiamo così. Perfetto. Onestamente io vorrei una lanterna foil. La lanterna foil la voglio. Voi direte perché? Perché la gioco in 4 mazzi. Quindi più. Anello di platino. Figo. La schematic. Metamorfo. Che cazzo? Ok, lei non la conosco. Cioè, abbiamo trovato un Transformer che non conosco. Ed era Rakdos. Sai più che un altro artefatto. Metti il segno a piano piano sul Flamebore e convertila, attivala solo con una stregoneria. Scarta una carta, aggiungi la tua mano, tutte le carte esiliate che possiedono segnali informazione. Segnalino informazione. Cosa abbiamo visto? Ah, minacciare tocco letale. Fregna. Ogni qualvolta Flame War infligge danno mettendo un giocatore, esili altrettante carte dalla cima del tuo grimorio, a faccia in giù. Metti un segnalino informazione su ciascuna di esse e converti Flame War. Quindi aspetta. Come si gioca? Giochiamo come creatura. Metti che ci abbiamo la forgia. Quindi tappiamo, sacrifichiamo un qualsiasi tipo, sacrifichiamo questa. E lei prende più uno, e si trasforma, e poi si gira. Quindi è 3-2, prende segnalino più uno, quindi diventa 3-2 questo. Attacca, esilia, e poi tu cosa puoi fare? Scartando una carta dalla mano, aggiungi la mano tutte le carte esiliate con i segnalini informazione. Quindi praticamente ogni volta si converte una volta a turno questa. Che ogni volta finge da non mettere in gioco, esili altrettante carte dalla cima del tuo primario e faccia in giù, quindi esili, e lei si trasforma un'altra volta. Figo. È una meccanica molto complicata questa, ma mi piace.
Cornucopia astrale, vabbè, non c'ha bisogno di spiegazioni, veramente. C'è 3x, voglio dire, per prendere un mana devi pagare 3, però te lo darà per sempre. È un po'. Questo è buono. E questo è carino, drago meccanico, è carino, non è bello. Driade. Driade foresta, questa mi serviva. Perché? Perché? C'ho il Landfall Monoerbe. Quasciaglia. Commander! Questa è pianura. Scavo di Tokasia è molto buona come carta. Specialmente da draft. Peccato che io faccio cagare nei draft. Una pippa. Ok, signori. Talismano integro. Tap, aggiungi magno un punto vita. Questo è buono. Ce l'ho nel mazzo di una monk. Incredibile, eh? Molto buono, molto buono, molto buono. Molto buono. Nel standard artefatti, va bene. Questa è buona. Si gioca. Unità di recupero dalla pietra. Fanno tre camate. Vabbè, fa una pedina da. E qui è fegatello. Ah, le seconde 12 bustine, a parte Flame War. Magari a trovarla, eh. Forgiare l'ancora. Se trovassi pure l'ancora dimensionale sarebbe perfetto, no? Ieri me l'hanno giocata in un modo orripilante. È entrata del terzo ancora tipo. Posso deporre le armi, comprensione raccattata. Ultra Magnus! Ecco, questa ce l'ho doppia. Ecco, che l'ho segnata. Ultra Magnus ce l'ho doppia. Vabbè. Autoassemblante, again. Questa è buona. Costa 7, ma è buona. Black Blade, cioè, questa non è la spada dell'Acon. Questa non è la spada dell'Acon. Questo non ci serviva. Questo a noi ci serviva. La parte di sotto de Urza. Adesso possiamo fare. Dove sei, Urza? Dove sei? Adesso possiamo fare la fusione. La fusione. Va che bello. Quanto è prepotente una cosa del genere sul campo di gioco? Cioè, tu vorresti attaccarmi col tuo Transformer? Non puoi. Bedlam. Creatures cannot block. Oddio, questa saga di Urza. Quanto siamo vecchi. Tu ritorni qui, tu ritorni qui. Quanto siamo vecchi. Ventesimo minuto di video. Questa è ad Akon. No, chiave della città. Firmata. Sì, c'ha il simboletto olografico, quindi questa è firmata. E questa è full art. Niente più. E la ventesima copia degli stivali piede lesto.
abbiamo messo ormai in tutti i mazzi, sostituendo gli altri e spa! Trasmutatore frustalama, non è male, è carino. Ma laboratorio di Urza è molto meglio. Laboratorio di Urza è molto meglio, cazzo. Ed è pure foil. Aggiungi un mana in colore e aggiungi un mana per ogni terra di Urza che controlli. Quindi al massimo poi arriva a darne 3. Beh, non è male. È circostanziale come terra, ma va bene. Questa deve essere una foresta. Sì. Piotr! C'è un campione Magic che si chiama Piotr. Chromatic Star muda 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 Chromatic Star, ma doppio, wow, inutile. Behemoth sempre verde, puoi giocare terre dal tuo cimitero e c'è un Earth a 2 a costo 5, questo è molto buono. E eccola, l'ho chiamata lanterna foil, l'ho chiamata. Meno male, ora sono soddisfatto. C'ho la lanterna fuori, ora posso anche smettere di sbustare. Certo, come no. Mi piacerebbe. Ma questo è l'orrore. Psicosi strisciante. Ecco, un'altra psicosi strisciante. Schifo, non mi farebbe. Talismano integro, schematico. A differenza di quell'altro che non lo era. E Flash Gorger, Flash Gorger, quindi ci abbiamo ancora pam. Infiltrata Gixiana poi la carina perché si gioca. La Gixiana è molto historic, la vorrei inserire nel mio food. Praticamente sta insieme allo scoiattolo verde vero, molto bello. La palude e questa è la terra foil. Ispettore della fonderia, ora incominciamo a ragionare. Immagina che l'artefatto del lancio costano nemmeno per essere lanciate. Foundry Inspector, buono. Oh, questa è molto più che buona. Questa è molto più che buona. E questa è me. E tu sei Dokken. Sito che no. Mishra. Ciao Mishra. L'engine del drago ancora non l'abbiamo provata, perché un Mishra ce l'abbiamo. Ma lanterna, ottima. Lanterna c'ha mercato. Loran del terzo cammino. Sei un po' me. Sei un po' me. Però vabbè. Arsi invece la conosco perché è tra parentesi, questa dovrebbe essere pure una sequenza della serie animata e non del film. Ah, è bella che è. Coupé acrobatica. Ogni volta lanciamo c'è bersaglio uno o più permanenti creature o veicolo che controlli, metti altrettanti segnali di più uno su Arsi, converti Arsi. Oh, peccato che è Boros, perché se era Simic la mettevo con cosa, con Vivi. Vabbè, gli Autobot stanno.
Altro sigillo del valore, come potete ben vedere, incominciamo. Bella, con un altro trasmutatore molto buona. La placca cefalica versione Burciara. Sentinella con Zefiro e sbam! Guarda che cazzo è entrato! Guarda che cazzo è entrato! Ti mettiamo e le seconde 12 sono andate abbastanza bene. Devo ammettere, sono felice di aver trovato Urza, cioè non è più che altro aver trovato l'altra, perché almeno la faccio, lo sistemo fatto bene. Sì! Sì, cazzo, sì! Mystic Forge! Ole! Mystic Forge! Dai, cazzo! Queste sono le mitiche che vogliamo! Boh! È Liberator! È Liberator! Dai, ancora! Firmato. Questo è Altair di Asnod. Altair di Asnod. Altair di Asnod, perché non arriva? Con tutta la roba che ho spostato, porco giuda, quanto cazzo era l'Altair di Asnod? Sono tante cose che non ho trovato. Tipo Gurkoil Engine. Sorgente di cuore e pietra del lamento. Immagina, immagina. Immagina, immagina. E abbiamo un'altra ricostruzione di Kaila con un raccolto sconsiderato e pedina elementale 5-3. Che carta fa l'elementale 5-3? Chi è che fa la pedina 5-3? Chi è che fa la pedina 5-3, raga? Aiutatemi. Ditemi chi è. Io non lo so. Nessuno rimane indietro, mi piace tanto, 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 tanto. Starscream! Finalmente! Nessuna mirror box. Mirror break. La cosa bella è che io adesso lui lo metto dentro il mazzo con una certa persona chiamata Sheoldred. Perché? Perché Starscream fa diventare monarchi gli altri. In più, se sei il monarca, gli avversari perdono punti vita. È bellissimo Starscream. Serafoil era meglio. Un ornitottero del cazzo. 40 euro, signori! Attenzione, Mox Amber, 40 euro. Bada boom, bitch! Ok, ora abbiamo cominciato ad alzare il value della cosa. E mi coglioni anche, cioè, pure questa. Pure questa. Bello. Beh, vabbè, ok. Sta bustina è la migliore fino adesso. La più costosa. Minchia, Blast Zone Foil. Porca troia. Piatto ricco, mici ficco. Non male, abbiamo un Mox Amber adesso. Non male. Sta bustina dura. Sta bustina era una mitica, una rara foil. No, due mitiche. Due mitiche. Tre rare, di cui una foil. Vabbè. Piatto ricco, regà. Non male, non male.
titano frantumatore. Quando il titano frantumatore entra o lascia il campo di battaglia, scegli una terra di ogni tipo di terra base, poi distruggi quelle terre. Figo. Carina. Oh, pesante. Pesante. E questa anche so dove metterla. Guerra meccanizzata. Vai in un altro mazzo comanda. Indovinate quale? Quello con Krenko. Krenko Commander. Allora, io ho visto tanti video prima di fare questo qua per vedere un attimo che cosa effettivamente uno poteva trovare. Tanta gente diceva, dice e sostiene che comprasse le bustine di questa espansione, se te serve roba per il Commander, non c'ha senso. Sfortunatamente hanno ragione. Perché comunque a fronte di quello che ho trovato è vero altresì che avrei speso la metà nel... Oh! Il bello di essere me è che quando dici qualche cosa, poi il fato cerca sempre di, come dire, di smentirti. Oh yeah! Tu vai qui. Oh yeah! No, comunque effettivamente il portablade per Firenze ce n'ho già due, quindi vedi, è inutile che giocando un bando te ne serve una sola, però comunque voglio dire, tutta roba scambiabile, cambiabilissima. Però diciamo loro sostengono che se giocate con Mander non dovete comprare queste bustine, e hanno ragione, perché questa è una full art, cazzo! This is a full art! E tu vai nel tramutanti. Carina. Questa è molto circostanziale, però è carina. È da standard, non è da quello che fanno noi. Un altro Ravage. In realtà già ce l'ho questo totem. Sarei curioso di vedere quanto vale. Perché ci stanno certi token che valgono una valanga di soldi. Cioè tipo quello de... il token di Fable of the Kiki Jiki, per esempio, sta 20 euro il token. Il Goblin 2-2 che fa si dà per fa la treasure, cioè, mi pare possibile. Ma c'è la simmetria, questa è carina. Qua ci potresti fare un mazzo intorno a sta carta. Aspetta, scusa. Nella stessa bustina? Nella stessa bustina. Opportunista argotiana. Te ne vai. E ultima della bustina. Allora, 35 minuti di video. Non cercheremo, dopo queste due bustine, smetteremo di cercare le Rumbred, perché mi sembra giusto, perché abbiamo speso abbastanza in questa ricerca. Non abbiamo trovato nulla, peccato, però abbiamo trovato tante altre cose. Certo, 1000 euro di carta, orologio da Sky, però abbiamo compensato con tante altre cose interessanti e tanto materiale su cui fare i nostri lavori, rivendere e soprattutto scambiare. Urza's Command, carino Urza's Command, bello Urza's Command. E abbiamo trovato, ecco, matrice asimmetrica, ma non è coppia.
No, questo no. Questo era l'ultima cosa che volevo vedere. Cioè, mi ricordo quando l'ho sbustato, ce l'ho ancora perché non sono riuscito a darla a nessuno. So, 20 anni che mi è rimasta nel raccoglitore con la carta. Gix! Questa terrafoglia. Eccola la chiave. Chiave, questo è buono. Tauros Toy Maker. Il genio della discherica, non male, e poi vabbè, la lista. Questa è Fuil. Quindi abbiamo la tonnellata dei comuni e queste diventeranno tutti i mazzetti. Se mi contattate, però, vi posso dare questi comuni un prezzo di favore. Poi abbiamo tutte queste art, 36 praticamente, di cui solo alcune, no? Se le volete me lo dite, eccole qui. Poi abbiamo una valanga di non comuni, una valanga di non comuni. Queste sono le foil, tanto vario. E queste sono le rare. Tutto sommato, secondo me è andata bene. E per oggi è tutto, signori, alla prossima sbustata.